Non è la prima volta che Sua Altezza Reale prende il treno, ma in questo periodo di austerità il gesto della regina assume un significato speciale. Per recarsi nella tenuta di Sandringham, dove trascorrerà il Natale assieme agli altri membri della famiglia reale, la sovrana ha viaggiato su un treno comune assieme ad una cinquantina di ignari viaggiatori. Indossando foulard, cappotto e la sua inseparabile borsetta, la regina è salita su una carrozza di prima classe della First Capital Connect alla stazione londinese di King's Cross ed è arrivata a destinazione 90 minuti dopo. Tutto rigorosamente ordinario, tranne l'assenza di estranei nel suo vagone, occupato interamente dal suo entourage e la presenza di uomini del servizio d'ordine che hanno pattugliato le stazioni di partenza e di arrivo. Una volta Elisabetta II usava il treno reale con lussuose carrozze dotate di camere da letto, salotti e vagoni privati. Ora, oltre a cercare nuove forme di risparmio, come le turbine ad acqua che ha fatto di recente installare nel Tamigi per alimentare l'energia elettrica nel castello di Windsor. Non è la prima volta che Sua Altezza Reale prende il treno, ma in questo periodo di austerità il gesto della regina assume un significato speciale. Per recarsi nella tenuta di Sandringham, dove trascorrerà il Natale assieme agli altri membri della famiglia reale, la sovrana ha viaggiato su un treno comune assieme ad una cinquantina di ignari viaggiatori. Indossando foulard, cappotto e la sua inseparabile borsetta, la regina è salita su una carrozza di prima classe della First Capital Connect alla stazione londinese di King's Cross ed è arrivata a destinazione 90 minuti dopo. Tutto rigorosamente ordinario, tranne l'assenza di estranei nel suo vagone, occupato interamente dal suo entourage e la presenza di uomini del servizio d'ordine che hanno pattugliato le stazioni di partenza e di arrivo. Una volta Elisabetta II usava il treno reale con lussuose carrozze dotate di camere da letto, salotti e vagoni privati.